Sono passati oltre 2 anni dall'avvio della raccolta differenziata a Como, eppure non si placano le polemiche sul sistema. Tant'è vero che lunedì prossimo è previsto l'ennesimo confronto tra commercianti e comune per risolvere i nodi ancora aperti. Uno su tutti, a dire il vero, la difficile convivenza, per usare un eufemismo, tra la città turistica all'ora di cena e aperitivi in città murata e la presenza di sacchi e bidoni. Disagi e perplessità che in Confcommercio sono stati alimentati anche da un sondaggio condotto tra gli associati e che ha registrato una notevole serie di bocciature per la raccolta negli orari serali. La conferma arriva anche dal presidente dell'associazione, che pur garantendo un maggior impegno da parte dei commercianti nel rispetto di giorni e orari, segnala i disagi e il danno d'immagine per Como. Il punto principale che può interessare tutti, ma senz'altro specialmente alle nostre categorie, è di non avere la città in alcune ore della giornata invasa di rifiuti. Tutta questa roba che lasciata per strada fa un brutto effetto, una brutta immagine, soprattutto in città murata dove c'è una frequenza di turisti e di persone magari seduti ai bar per consumarsi l'aperitivo o quant'altro, e che come contorno abbiano le montagne i sacchi di spazzatura, questo non è bello e non sta bene. Lunedì, comunque, Confcommercio farà anche una proposta a Comune e Aprica. Il nostro desiderio è quello di avvicinare i tempi tra l'esposizione e la raccolta. Al faccia a faccia, l'assessore all'ambiente Bruno Magatti arriverà con la speranza di trovare un'intesa, ma non rinuncia a qualche punzecchiatura. Ci confronteremo con i commercianti come abbiamo sempre fatto, in un'ottica collaborativa e per migliorare il servizio, afferma. Ma se loro per primi non esponessero sacchi e bidoni un'ora prima del previsto e se formulassero proposte precise oltre a criticare, cosa finora quasi mai avvenuta, ne guadagneremmo tutti.